Ciao ragazzi, sono Fanny, bentornati sul canale. Questo è il secondo video di 4 sulla mia esperienza con Bosch. Come sapete, Bosch mi ha inviato questo avvitatore da provare, da testare, per avere una mia opinione. Quindi l'ho provato, diciamo, nel mio campo di falegnameria. Quindi ho realizzato una struttura per un van e ho utilizzato lui. Avvitare, forare, cose che si fanno con la falegnameria. Quindi direi che le immagini valgono più di mille parole, quindi vediamo come l'ho utilizzato. Bene, vi vorrei parlare della durata della batteria, però dopo un'intera giornata di lavoro la batteria era ancora carica, quindi effettivamente non vi so dire quanto dura, perché è durata tutto il giorno ed era ancora mezza carica, quindi ha una durata veramente infinita questa batteria ProCore. Per quanto riguarda l'avvitatore, mi sono trovato molto bene con il sistema di Precision Clutch, che è il sistema di frizione automatica che si spegne da sola. Mi è tornato molto utile quando andavo ad avvitare le viti nel legno perché si ferma da solo il mandrino e non fa quel fastidioso rumore che fa la frizione quando arriva a fine corso, quando la registriamo. Semplicemente si spegne il trapano e è finito. E mi sono trovato molto bene anche su quello, sia la frizione funziona bene e anche con la foratura. Foratura che comunque è avvenuta con punte Bosch, a cui ho abbinato il mio svasatore personale, ma le punte erano della Bosch, quindi andate giù come burro e devo dire che mi sono trovato molto bene, molto ergonomico, molto leggero da usare nel quotidiano. Questa prima esperienza è stata positiva. Direi che come primo utilizzo, appunto, come dicevo, feedback positivo. Comunque, non ci fermiamo qui. In un prossimo video lo utilizzeremo ancora, magari in un campo un po' diverso. Continuate a seguirmi, iscrivetevi al canale e alla prossima con Bosch.